E ragazzi, benvenuti all'ottavo episodio. Ciao. All'ottavo episodio di Tante Avventure, ed eccoci qua. Ciao. Per una nuova sfida No Sense, con domande stupide da fare. Maria leggerà dal suo cellulare domande stupide da fare, le prime 10, e noi daremo delle risposte No Sense. Via! I pesci hanno sete? No. Secondo me sì. Certo che hanno sete, infatti perché ogni tanto noi andiamo a cambiare l'acqua ai pesci? Solo per poter... la mancanza di ossigeno, questo per sì. Per poter... Ma certo che hanno sete, poi sì. Stando sempre sott'acqua bevono. No, è vero, se l'acqua è sporca infatti bisogna cambiarla perché è così. Due, perché si devono usare delle siringhe sterilizzate per fare l'iniezione letale? Beh, in effetti non ha senso perché... Lo puoi ammazzare direttamente anche con la cosa fiducia. Quindi più che altro prima di morire per l'infezione, muori perché comunque... Sì, ma se già lo devi ammazzare, non vale che lo ammazzi con l'infezione. Il discorso è molto semplice. La siringa deve essere intatta perché potrebbe essere stata contaminata dall'anima dell'altra persona morta e quindi può capitare che praticamente ci sono due persone che muoiono, poi succede tutto con la tracca e poi lo spiego. D'accordo, devono essere sterilizzate e quindi disinfettate. Certo, può essere. Altra domanda. Quanto deve diventare importante una persona prima che venga considerata assassinata anziché semplicemente uccisa? Ma che so che chi le ste domande? Non ho capito niente. Quanto diventare importante nel senso... Dipende... Ma forse quante persone uccide. Allora, no, questa si chiama sindrome di Lady Di. Lady Di... Perché Lady Di non si sa cosa è stata assassinata o uccisa, ma era tanto importante da poter essere stata assassinata o non uccisa. O che si è autouccisa, si è suicidata. Lady Di. No, non si è suicidata. Ma chi è Lady Di? No, Lady Di. Lady Di, noi salutiamo. Pace all'anima sua. Ci chiediamo scusa, lei è la persona più importante che mi è venuta in mente. Volato la colomba, sta per entrare qua. Vai. Perché la pizza rotonda viene consegnata in cartoni quadrati? Ecco, questo me lo domanda io. No, a mio avviso perché il cartone quadrato è più semplice da costruire, quindi si spicciano prima. Ma secondo me comunque è per una questione di spazio. Forse se volano qualche ingrediente, forse è troppa la cosa rotonda e la pizza pure rimane inghiappata. Forse in quel modo quadrata c'è più spazio se... È vero, c'è più spazio, è più pratica. È una cosa di geometria euclidea, no? Che tu non ho mai visto. Il cerchio è inscritto nel quadrato. Non ho mai visto io un quadrato nel cerchio, per esempio. Beh, c'è sempre la prima volta. Ma non oggi. Un cerchio nel quadrato sì. No, questa vai. Perché si chiamano soap opera se non c'è nessun cantante? Soap opera. Io penso che sembra le barre. Allora, soap opera, soap che in inglese significa sapone, forse perché praticamente c'era in mezzo la pubblicità del sapone. Infatti, che è un sapone? Infatti quando c'è la scena di un parto, a parte il segreto che la vogliono tutti, quando c'è la scena di un parto le donne sono tutte prese quando è lì chittiate, truccate, con lo sbatto delle unghie, per questo è soap opera, sono tutte quante lavate, perché poi nella realtà i figli dietro non ammunizia quando sta... Vabbè, altra domanda è ancora più bella. Dove vanno a finire le scoregge che trattieni? Nello stomaco. Nell'intestino, ritornano E poi diviene mal di pancia. Poi, se e poi unghie come... chissà. Concordo. Se sei particolarmente sfigato, finiscono anche nella tua faccia. Come fai? Ti escono dal naso? La peste. Ma che schifo, andiamo avanti. Per cortesia. Credino. Non gomme. Ma questo riesce a scorreggiare e rottare nello stesso istante? Allora, no! Una volta ha fatto tutto a distanza di 10 secondi, poi lui, stesso istante. No. Mi fidello però questo c'è riuscito. Però sarebbe bellissimo riuscirci perché proprio... Sarebbe un sogno. È l'apoteosi. Sapete come si dice, scusate se sono un porco, ma questo serviva al mio corpo. Ah, giusto. Ma che? Ecco. Tutti gli sanno i corpi. E a starlo dire con gli occhi aperti? No! Mai! No. Dipende. Io starnutisco sempre con gli occhi aperti. Non è vero. Se tu fossi il genio della lampada e ti chiedessero, vorrei che tu non esaudissi questo desiderio, cosa faresti?
Ma per quale cazzo di motivo ti sveglia? Cioè tu ti svegli, tu vai a rubare, gli dici non farmi il caffè, rotti coglioni, scusa. Vabbè, tu cucchiti, se devo esprimere i tuoi desideri, avvara. Noi ti rompo la lampada una testa direttamente. No, semplicemente dimmi il desiderio che devo esprimere allora. Direi. Non dire quello che non devo esprimere, sei scemo. Okay. C'è una cosa barzelletta che però adesso non vi racconto. Ok, vai. Poi, perché se in pizzeria aggiungi degli ingredienti alla pizza devi pagarli extra, ma se li fai togliere non ti fanno lo sconto? Pizzaioli d'Italia, pur qua! Io lo so, perché io ci lavoro, io lavoro nel campo della ristorazione. È normale, è una cosa normale. Tu non puoi chiedermi una pizza, è come se... Allora, se tu non vuoi... per esempio la russa, e tu gli fai togliere la mozzarella... se un euro in 50, cioè la pizza la paghi quasi quando la margherita, non ha senso, perché non sai che la costa. Ha senso. Perché? Ah, perché tu non puoi ordinare una pizza, cioè, scusami, se tu vuoi una margherita, ordini una margherita, non ordini una capricciosa, ha meno funghi, meno prosciutto e meno uova, cioè, allora ti ordini una pizza, ok, però dico, finché un ingrediente lo sconto lo potrebbero anche fare, dai. No, non si può fare, non si può forse fare, forse perché il pezzo base listino, il pezzo base è quello, oppure base ti prendi la margherita e aggiungi, butti giù, può essere. C'è un'ultima domanda? Attatore del pronto del 118 si sente male, chi chiama? Ah, questa la sapevo. Beh, io penso ai suoi colleghi, no? Chiami i suoi colleghi? Se sul direi posto. Allora, se sei sul posto già subito un sogno tu. Invece lì, cioè, vai a chiamare il tuo collega, no? Certo. Non ce n'è un'altra? Sì, ce n'è un sacco. Come mai Tarzan non aveva la barba? Ma chi l'ha detto? Ma infatti, ma scusami, ma sei cresciuto nella giungla che non si vedeva? Allora, sicuramente. Adesso la barba gli arrivava fino ai piedi. Sicuramente, perché film anni 70 Tyson non aveva la barba. Perché era abituato in quello Disney che è proprio bello casato, ma non ha senso. A parte che se lo poteva togliere, voglio dire. Questo effettivamente le donne potranno rispondere. Vai. Perché il ginecologo lascia la stanza quando la donna si sveste per poi rientrare quando è spogliata? Allora, io non sono mai stato al ginecologo, quindi questa domanda. Effettivamente. Cioè, vabbè, ti lascia la tua privacy assurda quando ti devi mettere giù comodo, e poi però ti va a guardare una parte molto. Vabbè, ma anche il dottore. Se te la deve vedere lo stesso, perché la chi ti stai a burruare? È come il medico di casa, si tolga il reggiseno e poi si gira. E infatti, poi magari, insomma, l'atto è una questione di fin magari l'atto dello spogliarsi è molto più intimo dell'atto forse di farsi vedere. Forse sì, probabilmente questo. Fin dopo che sì. Perché Pippo parla e cammina come un umano e Pluto invece no? Questo sono entrambi dei cani. Perché anche Pippo è un cane. Esatto, quindi però non forse, ha senso. Forse però secondo me Pluto è ritardato, è rimasto cane. No, Pluto, attenzione, Pippo. Uno è l'amico di Topolino, quindi viene visto umanizzato come Pippo Topolino. È un cane antropizzato. Pluto è il cane di Topolino. Certo. Quindi viene visto come l'animale domestico. È vero, Pippo è stato antropizzato, quindi è come Topolino che è stato antropizzato, Minnie anche. Certo. Invece Pluto è rimasto cane. Perché chi viene messo agli arresti domiciliari non sceglie di mettere come domicilio un camper, potrebbe andare dove vuole. Giusto. Ma forse è illegale. Ma no, perché non devi lasciare. No, non puoi abitare nel camper. Bello fosse che tu si messi a Las Vegas, no, non è. Io sono dentro il camper. Sì, però scusa. Poi esce, sono in Giappone. Ma non le prendono poi la targa? Appunto. Ragazzi, non ha senso. Sono domande senza senso, ve lo voglio dire. Vabbè, dai, l'ultima e basta. Ok. Com'è che abbiamo mandato un uomo sulla luna prima di avere la bella idea di mettere le ruote e le valigie? Ma che ne sai se le code già non c'erano nelle valigie? È vero, è una cosa... Allora, i trolley sono nati ora. Il trolley... Di quale anno è il trolley? Il trolley è a fine anni 90. No, io mi ricordo... 80 forse. Nei primi 2000 che già c'erano i trolley. Infatti fine anni 90, può darsi. Beh, sì. Però prima siamo andati sulla luna. Ragazzi, è una cagata. Secondo me non siamo andati mai sulla luna. Sulla luna non c'è anche il cane, Laika? Sì, vabbè, no, ma è scimmia. Ragazzi, la vita è un sogno o un sogno è la vita? Secondo me, ragazzi, chi siamo? Da dove veniamo? Perché veniamo? Ma soprattutto. Da chi riusciamo? Mi dovete spiegare. Quale cavolo di motivo sono 7 puntate che abbiamo gli stessi vestiti? Questo mi dovete spiegare. Ce ne siamo cambiati, io mi dico. Vabbè, tuo cuore, ti sei fatto male. Abbiamo preso? E io dico sempre: ma noi discendiamo da Adamo ed Eva o dalle scimmie? Mistero della fede. Ma perché alcune persone sono scimmie? Boh.
ragazzi, tutto ciò. Che poi ho visto anche persone discendere da topi, però nessuno se ne è mai accorto. Certo, effettivamente. Vabbè, scimmie, ma poi vanno delle stisse, si fanno cerette su. Io mi ricordo la mia vicina di casa, signora Violo. Ma forse che vede il video? Signora Violo, come lo vede il video? E se la signora Riolo vedesse il video? Che non mi faceva giocare a pallone. Ma se in realtà lei è un topo? Può darsi. Tutto ciò quello delle tartarughe nelle prossime puntate di Cimenta. Vuole la maestra di karate. Però anche lei può essere maestra di karate. Ok ragazzi, come vedete qui sotto, se la puntata vi è piaciuta, e ovviamente lasciate 50.000 like. Yeah. 50 like. 50, basta. Dai, 50 like. Se volete un altro episodio delle domande, fate le domande no strane voi. Esatto, voi. Qua sotto commentate le domande no senza anche create da voi. E la prossima volta potremo fare un'altra seconda puntata di domande no senza con le vostre domande che commenterete qui sotto. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata e grazie per essere stati. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ciao.